Nicola Lofoco, quel velo sul tuo volto, un libro che sta per presentare questa sera al FIUS qui a Roma. Ecco, tu sei un ricercatore, giornalista e nel tuo libro insomma ho sbirciato un po' l'indice perché non l'ho letto. Tu non parli solo del velo, ma parli anche della libertà delle donne e parli della cultura, diciamo, dei paesi islamici. Ciao, Nicola. Sì. Mentre noi parliamo stanno arrivando altri ospiti, sì, della serata. Ecco, a te la parola, 2 minuti, sì, giusto prima dell'inizio. Sì, il libro è stato fatto giusto per porre chiarezza, diciamo, ad un periodo in cui chiaramente c'è molta confusione sulle notizie che arrivano dal Medio Oriente, soprattutto per quanto anche i diritti delle donne arabe. C'era bisogno in questo momento di fare un testo che mettesse ordine nella grande confusione di informazioni veicolate anche sbagliate che ci arrivano. Io spero che chi leggerà il libro possa essere contento di tutto questo e possa farsi un'idea concreta di quello che è la civiltà islamica. Nella quarta di copertina, sì, sta scritto Le primavere arabe e i diritti alle donne, un tema troppo spesso non compreso dagli occidentali. Sì, perché chiaramente noi non cerchiamo sempre e non vogliamo assolutamente capire quello che non è occidentale. Noi guardiamo solo quello che è uguale alla nostra cultura, trascurando completamente quello che è il diverso. Sì, ma il diverso perché noi donne, insomma, crediamo che il velo in qualche modo possa limitarci la libertà, ci porta verso altri confini, sì, che noi, diciamo, sì, dopo 68 pensiamo di averli un attimino superati. È un tema complesso che mi auguro che dopo la lettura del saggio possa essere... Però tu dici, ecco, prima che tanto vi danno spunto, sì, a qualcuno per ricordare... Sì. Tu come la vedi? Cioè, come una limitazione della libertà? No, è un confronto fra culture che è necessario fare. Ok, ti ringrazio. Per...